Ciao, allora, nuovo video dedicato ai prodotti che ho provato nell'ultimo periodo e le mie impressioni. Cominciamo subito. Cosa cominciamo? Aspettate che lo prendo. Cominciamo da un prodotto che ho ricevuto da Bottega di Lunga Vita. Si chiama Trattamento Viso Defense 365 Face Treatment ed è questa crema. Aspettate che la apro, ve la faccio vedere. Uno dei vasetti comunque tipici di Bottega di Lunga Vita. La crema è questa ed è non è proprio densa, devo dire che è semidensa. Vediamo cosa dice. Poi, insomma, vi dico le mie impressioni. Utile per difendere la delicata pelle del viso 365 giorni l'anno da stress climatico, inquinanti ambientali, chimici fisici ed elettronici, polveri e UV. Essenza, parabeni, petrolati, allergeni, coloranti, alcol e SLES, il platino colloidale, gli altri biofunzionali di cacao, indaco, evodia, riso e cere mellifere apportano al viso potenti nutrienti attivi anti-age, illuminanti, antiossidanti e protettivi. Allora, adesso vi dico il mio giudizio proprio pratico dopo averla provata. Morbida. L'ho detto, la formula è semifluida o semidensa, come vogliate chiamarla. Si asciuga, ma devo dire che è una crema che io personalmente preferisco la sera, perché trovo che non si asciughi proprio del tutto, ma lasci la pelle, insomma, che non mi dispiace, soprattutto di sera, un po'. Non voglio dire unta, no, non è unta. Comunque, decisamente la sento sulla pelle. E lo ripeto, durante il giorno sotto il make-up probabilmente non la userei, ma, e non l'ho neanche provato, proprio perché la prima volta che l'ho provato, questa è stata la sensazione che mi ha dato, quindi ho scelto di usarla e scelgo di usarla solamente la sera. Ha un'ottima profumazione, leggera, piacevole, mi piace molto come crema. E lo ripeto, trovo che usata di sera al mattino sì, insomma, sia abbastanza idratante e nutriente e che lasci la pelle morbida, levigata. Continuiamo con un olio che probabilmente avrete visto in giro, è Gisou Honey Infused Hair Oil. Ho ricevuto questo prodotto, credo che sia già forse un paio di mesi fa. Comunque, come vedete, è una confezione abbastanza grande, ne basta davvero pochissimo e l'ho usato svariate volte. Cosa ne penso? Mi piace, ha un'ottima profumazione, però devo essere sincera, non trovo e non è economico, fatemi aggiungere questo. Quindi non trovo che sia. Che mi abbia dato usandolo diverse volte un risultato o un effetto particolarmente, no, sconvolgente, insomma, da giustificarne l'acquisto rispetto magari ad altri oli che io ho usato e che costano un po' meno e mi sono ugualmente piaciuti. Di nuovo, non voglio dire che questo non sia un buon prodotto, assolutamente no. Però rispetto ad altri prodotti che hanno un costo inferiore, devo dire che non ho notato una grandissima differenza. Parliamo di queste salviettine. Queste salviettine mi sono state regalate con altri prodotti da una ragazza, mentre ero in Italia. Questo brand si chiama Olivella. Di dov'è Olivella? Olivella è di Perugia. Ed ha queste sono delle salviettine struccanti, contengono olio d'oliva. Qui dice che sono salviette viso e corpo. Io le ho usate per struccarmi,
Funzionano benissimo, mi piacciono un sacco, la profumazione anche questa è buona, a me piacciono le profumazioni fresche, leggere, di solito floreali o vanigliate, mi piacciono tanto. E queste sono ottime, lo ripeto, per eliminare il make-up sono ottime. Vediamo cosa dice, grazie all'alta percentuale di olio vergine di oliva in essa contenuto, rimuove il trucco persistente, viso, occhi e labbra, lasciando la pelle detersa e idratata, ideale sostituto del latte tonico. Come al solito, voi sapete, le salviettine sono il mio metodo preferito per rimuovere il trucco. Qui dicono che sono il sostituto per latte tonico. Io alla fine, allora, cosa faccio? Per chi appunto non mi segue da tanto tempo, tolgo, rimuovo il trucco occhi con un prodotto specifico, poi passo le salviettine anche sugli occhi e poi passo il tonico proprio per assicurarmi di eliminare tutto con un batuffolo. E quindi sì, assolutamente valide ed è un prodotto italiano di un'azienda appunto piccola, quindi assolutamente sono contenta di parlarne. Dall'azienda piccola italiana passiamo all'azienda grande americana. Questa è l'H2O Plus. Per chi mi segue su Instagram, insomma, avrete visto nei mesi scorsi, ricevo spesso prodotti da questo brand. È un brand californiano, credo, sì, di San Francisco, che adesso è venduto da Ulta e si sta diffondendo sempre di più. Ha dei prodotti davvero molto carini, innovativi, confezioni, mi piace tanto. Questo è uno dei prodotti che ha vinto i famosi premi di Allure. Questo è 2016 ed è una crema per il corpo molto idratante al latte. Proprio molto idratante, ovviamente la profumazione non è di latte, immaginate. Però anche questa molto molto, questa è molto pulita come profumazione, non so se rendo bene l'idea. Mi ricorda, sapete, Yankee Candle ha una candela, cos'è? Tipo, credo che sia i vestiti puliti, una cosa del genere. Comunque mi ricorda proprio quello, perché è molto fresca, anche questa molto delicata sulla pelle. E trovo che sia idratante, nutriente, però si asciuga molto velocemente. E lo ripeto, insomma, uno dei prodotti che ha vinto uno dei premi del mensile Allure. Due, dov'è l'altro? Ah, qui. Due prodotti di Diego Dalla Palma. Allora, questo che insomma tra un po' lo finisco. Questo lo uso per i capelli dei bimbi, perché sì, io il gel non lo uso completamente sui miei capelli, mai, però per i capelli dei bimbi questo va benissimo, fa un ottimo lavoro e, cosa per me fondamentale, non lascia il residuo che altri gel appunto lasciano sui capelli. E si chiama Corto Maschietto. La linea dei capelli è sempre dei nomi molto carini. Alta definizione, fissaggio estremo, capelli lucidi e definiti a lungo. Un altro prodotto l'avrete visto, non so quando pubblicherò il post, se prima o dopo, penso prima di questo video. Comunque, questo è l'olio Gold Infusion. Quest'olio, con il contagocce, contiene 30, credo che siano 30, oli naturali e foglie d'oro. L'utilizzo, allora, può essere usato o da solo, direttamente appunto sul viso. A me piace moltissimo mischiato con il fondotinta, perché soprattutto nel periodo invernale io tendo ad avere magari qualche zona del viso che tende ad essere un po' più secca, quindi mi piace mischiarlo perché nutre maggiormente la pelle e mantiene questo effetto dewy, come al solito non riesco mai a tradurre una parola che traduca bene dewy, semilucido sul viso, molto molto bello. Altro utilizzo come illuminante, e l'ho usato adesso, solamente applicato picchiettato
su alcune zone del viso. Io l'ho usato qui e insomma, credo che si veda. Comunque, lo ripeto, su Instagram troverete sicuramente il post appunto in cui parlo di questo prodotto e vi faccio vedere proprio nello specifico il risultato. Se magari qui appunto non si vede bene, lì ci sono appunto delle foto in alta definizione e non ritoccate. Questa è insomma la cosa più importante, dove appunto si vede l'effetto del Gold Infusion. Ed è tutto come al solito, spero che questo video sia stato utile. Lasciatemi un commento se avete insomma una domanda oppure se volete propormi qualche nuovo prodotto. Vi mando un grandissimo bacio. Ciao!